L'Aquila sciupa ancora un'occasione e non va oltre il pari interno con l'Atletico Ascoli. La gara sulla carta poteva e doveva essere agevole, ma ancora una volta evidentemente è mancato quell'atteggiamento capace di risolvere altri problemi. Epifani torna al 4-3-3 con interpreti diversi e alcune novità, mentre Pirozzi abbottona il centrocampo cercando la superiorità numerica nella zona nevralgica. La cornice di pubblico è come sempre da copertina, con 2.500 tifosi presenti sugli spalti di un gran sasso d'Italia voglioso di continuare la marcia delle ultime settimane. La cronaca si apre subito dopo appena 4 minuti, è perfetto il giro palla con la sfera che va a finire sul mancino di Angiulli, il suo piede migliore, ma trova un attento Pompei. Al nono l'angolo di Angiulli è una mischia clamorosa in area piccola con l'ex di turno di Arrà che sventa l'insedia. Al 18esimo angolo pericolosissimo dell'Atletico Ascoli con Michielin, bravo la respinta. Poi l'immediata ripartenza aquilana con Galesio, Sarrizzu e Banegas. Il 10 si mangia il campo e gli avversari e appena in area piega le mani a Pompei per il vantaggio. Due minuti dopo la mezz'ora, lampo ascolano. Pallone lunghissimo per Minicucci che trova un buco difensivo e appena in area trova l'angolino alla destra di Michielin e il gol del pari. 1-1 al Gran Sasso d'Italia e si riapre tutto. Sul finale improvvisa conclusione di Ceccarelli con Michielin costretto al corner col pallone indirizzato nello stesso angolino dell'1-1. La ripresa si apre con un'occasione per gli ospiti ed è un'occasione clamorosa. Traina e coglie l'incrocio dopo una bella trama dei marchigiani in zona tre quarti e allora Massimo Epifani cerca di correggere il tutto. Angiulli, dopo la girandola di cambi, prova a sorprendere col mancino Pompei, ma la sfera termina alta seppur di poco. Passano sei minuti e arriva l'erroraccio di Tavoni. Nello spazzare il pallone, l'assist involontario è per Minicucci, che a tu per tu con Michielin spara al lato. L'Aquila ci prova col gioco aereo e col solito Galesio obbligano l'Atletico al corner, ma dal susseguente angolo non si sviluppa l'azione che Epifani voleva. Al 16esimo ancora brivido in area rossoblu con Minicucci che vede l'inserimento di Giabuschi. Il 9 cade e protesta col direttore di gara che lascia proseguire. Dopo 4 minuti la punizione di Angiulli cerca e trova Galesio. Il 9 incorna alla grande, ma la palla fa la barba al palo con Pompei immobile. Due minuti più tardi è bella la manovra dell'Aquila con Bellardinelli, bravo a scappare. L'appoggio è buono per Banegas che immediatamente crossa nel cuore dell'area di rigore, ma Galesio fa il massimo con il colpo di testa. E allora l'Aquila ci prova fino alla fine con tiri dalla distanza e con traversoni in area, dove hanno sempre la meglio i marchigiani. E allora la gara regala pochi sussulti fino al minuto 95. Gli abruzzesi scuri in volto per aver capito di aver sprecato l'ennesima occasione.